Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 17 luglio. Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, o Assiria, vergo del mio furore, bastone del mio sdegno, contro una nazione impia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fanco di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore. Non vuole, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni, poiché ha detto, con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato come in un nido la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia, come se un bastone volesse brandire chi lo impugna, e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore Dio degli eserciti manderà una peste contro le sue più valide milizie. Sotto ciò che è la sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco. Parola di Dio. Il Signore non respinge il suo popolo. Calpestano il tuo popolo, Signore. Opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede. Colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.